Un saluto a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Allora, proseguiamo la nostra esplorazione della cripta delle tempeste. Ecco, evitando però di farci ammazzare, appunto. Ho scelto un ottimo luogo per il saluto. Vabbè, oh cacchio. Di te mi ero dimenticato. Questo è tosto. Madonna, qua sono continuamente bersagliato. Vediamo se riesco a fargli un backstab. Questo è il problema, sarà l'altro perché punto un po' scomodo. Potrei usare la lancia per questa volta. Così uso lo scudo. No, si è parato con l'arma, è incredibile. Cacchio, aspetta. No, 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 no. Aspetta, aspetta, parliamone. Loro, quanta resistenza. Sì, questo come primo mondo non è tanto facile da fare, però è un ottimo luogo per livellare, più che altro i posti successivi. Vabbè, sfruttiamo la magia più che possiamo. Maledetto. Oh. Era così facile. La rimettiamo l'alabarda in fretta. Allora, prima di tutto c'è un passaggio di qua. No, ti avrei dovuto prendere. Bisogna solo stare attenti a ste lucertole che la maggior parte delle volte, ci portano alla morte. Buono, anello della rigenerazione. Ah, prima mi sono dimenticato di dirvi che lo scudo dell'arbitro ha un effetto secondario che il portatore dello scudo re recupera lentamente PF. Quindi recuperate dei punti vita nel tempo. Poi unito all'anello della rigenerazione che ho appena preso, avete un ottimo sistema per recuperare energia in fretta. Io comunque adesso lo scudo dell'arbitro non lo uso perché, a parte il potere della rigenerazione, ma ha poca stabilità, quindi preferisco usare questo scudo. Ah sì, di là si va avanti, devo prima prendere un paio di cose ancora. Qua, ecco. Poi vabbè, cadendo di sotto si ritorna al piano di sotto, ovviamente. E qui c'è un anello. Oh, cacchio. Bene. Non è grave. Vediamo se riesco a farlo tutto d'un colpo. Sì. Ecco, questo ci... Aspettate, sto parlando. Questo anello qui, non ci fa vedere dagli spettri neri. Ah no, ma io sono arrivato da qua. Ok, allora, facciamo scattare la trappola.
Sembra di essere ritornato. Oh. Mi sembra di essere ritornato nella fortezza di Sen. Non sono passaggi segreti, però. Ancora mi ricordavo male. Vieni avanti. No, sarebbe dovuto partire backstep, porca miseria. No, mi sono bloccato. Ah, sei ancora vivo. Bene. Cioè male, perché adesso c'è il boss. Vediamo un po' l'equipaggiamento. Sì, togliamo ste cose, tanto non mi servono. L'anello del ladro mi sa che non mi serve, quindi potrei mettermi appunto. Ah, era questo l'anello, ve lo faccio vedere. Gli spettri neri sono quelli che ci invadono, comunque gli spettri oscuri, quelli rossi. Gli spettri rossi del gioco. Allora, vediamo un po', ecco, direi di mettermi l'anello della rigenerazione, visto che non uso lo scudo. Togliamo pure questo. Mi sono dimenticato di portarmi lì i potenziamenti per l'arma. Ce la dovrei fare lo stesso, comunque. Bene, possiamo andare. No! No, cavolo, dovevo. Porca miseria. Vabbè. Va bene lo stesso. Bene, adesso devo mirare alla spada. Questa qua, ecco. Tra un po' dovrebbe. No! Dovrebbe cadere e io lo posso poi mirare alla testa. Ecco, adesso. Adesso devo mirare alla testa, ecco questo punto debole. Vabbè, faccio un bel po'. No, vabbè, un altro giro. No, ecco. Dai. Bene, questo è il momento. E vai, ce l'abbiamo fatta. Eh sì, l'arbitro non è così difficile come sembra. Comunque si poteva anche battere dall'alto. Se uno era un arciere o un mago, si bersagliava la testa. Però bisognava poi stare attenti ai suoi attacchi, che forse erano anche più devastanti. Riprendo solo gli oggetti che ho lasciato indietro. Ecco, forse c'era solo questo qua. Ah, boh, ho preso tutto. Sì. Di nuovo sono passato di qua. C'erano le scale, vabbè. Si vede che ormai ho preso l'abitudine. Va bene, allora io adesso torno un attimo al Nexus e poi ci rivediamo qua. The soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel.
Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Art thou da main thy? E io ne ho approfittato qui per depositare gli oggetti in eccesso e sono tornato in forma di spirito. Allora, adesso vi faccio vedere la seconda parte dell'allenamento. Ah, però ho dimenticato, ci sono un paio di oggetti lì. Questo è un po' più difficile, cioè dovrei fare, sì. Ecco, mi raccomando, Non perdete mai il vizio voi. Ah, e qui c'è il mercante, quello che abbiamo salvato prima. Hello there. We meet again. You look terrible. Cheer up. Life is an adventure. Vabbè, visto che ci prende pure in giro, non so io. Adesso come vedete ci vende alcune cose in più, tipo il kunai. Poi vende anche qua le pietre. Mi sembra che anche prima ne vendeva solo una però. E poi, vabbè, le stesse armi. Ah, vende anche la freccia di fuoco e la freccia santa in più. Somebody I ought to warn you about, a fellow who lacks common decency. They call him Patches the Hyena, and he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his mother in the back. If you happen to spot him, you'll be doing us all a favor by putting him out of his misery. E quindi ci ha anticipato che qua ci sarà Patch la Iena. Suit yourself, but a bit of indulgence goes a long way. Va bene, va bene. Bene, allora, gli spettri lasciateli stare, mirate subito a quello spettro laggiù. Bene, fantastico. Comunque, una volta morto lui, vogliono anche tutti gli altri e ci danno tutta questa esperienza. E come avete visto il tragitto non è lungo, quindi è un ottimo posto per livellare. Non so se raccoglio, ma sì, li raccolgo adesso. Raccogliamo giusto anche questo. Va bene, allora io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo poi nel prossimo. Ciao a tutti!